Ok. Fino alla volta scorsa abbiamo visto le applicazioni e le conseguenze del principio di inerzia, in quali condizioni un corpo soggetto a forze è in equilibrio. Una cosa che merita sottolineare è il fatto che per fino ad adesso abbiamo sempre trascurato il fatto che il corpo soggetto a forze può avere una struttura interna. Quando questa la ignoriamo, cioè se consideriamo il corpo come un solo puntolino, cioè dotato di massa, d'accordo, ma privo di caratteristiche interne, parliamo di punto materiale. Cioè un corpo di cui posso ignorare la struttura, la forma, le caratteristiche interne. Faccio un esempio. Se considero l'autostrada tra Trieste e Venezia, se ho un'auto che sta viaggiando sull'autostrada, come è fatta l'auto mi importa poco per riuscire a collocarlo o a studiarne in moto. Che sia grande, piccola, alta o bassa, verde o gialla, non cambia un granché. In questo modo posso approssimarla come un punto materiale. Ok? Se invece mi interessa studiare la collisione tra due veicoli diversi, quando un tecnico deve andare a fare una perizia, quando c'è stato un incidente, la struttura interna dell'auto è fondamentale. Perché l'esito dell'incidente può essere mortale o no a seconda della struttura dell'auto. Se ha il motore davanti o dietro, se ha le barre laterali, come è fatto il materiale, come è distribuito la resistenza interna, quello è importante. Io non posso più considerarla come un punto materiale. Quindi un'approssimazione, come si dice in fisica, un modello, vale in determinati contesti ma non in altri. Dipende da cosa mi interessa andare a studiare. Okay? Per adesso ci limitiamo a studiare fenomeni, corpi, che possono essere trattati come punti materiali, cioè dove la forma e la struttura interna sono trascurabili. D'accordo? Che posso approssimarli a un puntolino di volume nullo, ma massa finita. Ha una certa massa, ma non ha volume. Abbiamo visto, ripeto, nelle puntate precedenti che se la forza o il risultante, cioè la somma di tutte le forze che agiscono sul corpo è zero, allora e solo allora la sua velocità è costante o la sua accelerazione è nulla, questi sono gli equivalenti. Quindi si muove di moto rettilineo uniforme. Ma che succede se questo non è vero? Se invece la forza risultante dà un contributo che in totale non è zero, e io ho modo di calcolarla, in qualsiasi modo questo avvenga, se posso sapere quanto vale la forza risultante, allora so anche qualcos'altro, mi dice Newton. Posso calcolarmi l'accelerazione. E se conosco l'accelerazione, conosco il moto dell'oggetto. Di conseguenza, se ho qualcosa che mi dice come il corpo interagisce con l'ambiente, cioè qual è la forza applicata all'oggetto, questa equazione mi dice, mi rende abile, capace di calcolare come si muove. Questa è una cosa di una potenza straordinaria, perché mi permette di interpretare
tutti i moti. Noi le faremo nei casi più semplici, ma siccome una delle frasi più celebri di Einstein era: nell'universo non succede niente senza che qualcosa si muova. Se ho tre simboli, 1, 2, 3, questo mi permette di interpretare i moti, vuol dire che posso interpretare tutto ciò che accade. Non è una cosa da poco. Questo viene dopo 22 secoli di ricerca. Vediamo un esempio. Un esempio semplice che abbiamo già visto in realtà. Torniamo a parlare del piano inclinato. Un vincolo molto semplice. L'inclinazione del piano rispetto all'orizzonte è l'angolo alfa. E ho un oggetto, mettiamo nel mare, no? Una pallina sul piano inclinato. Supponiamo che non ci sia attrito. Se l'attrito è nullo, allora sulla pallina agiscono, sul punto materiale, agiscono quante forze? 2. La forza peso e la reazione vincolare. La forza peso è verticale, la reazione vincolare è perpendicolare al piano inclinato. Questo sistema è in equilibrio? No, non potrà mai essere in equilibrio perché è soggetto a due forze non parallele. Due forze, indipendentemente da quanto sono intense, non possono mai bilanciarsi. Quindi, se trascuro l'attrito, o nei casi in cui posso trascurarlo, un oggetto appoggiato a un piano inclinato non è in equilibrio, quindi si muove. Non solo si muove, ma come si muove? Accelera. La forza non è nulla, non è sufficiente dire si muove, perché anche un moto è triuniforme, è un moto di un oggetto che non sta fermo, ma in quel caso l'accelerazione è zero. Se le forze non sono nulle, il moto è accelerato. Vediamo come. Allora, anche in questo caso ci conviene prendere due assi a riferimento. Uno lungo il piano inclinato, quindi componenti parallele al piano inclinato, e uno perpendicolare al piano inclinato. E scomponiamo le forze in queste due direzioni. Perpendicolarmente al piano inclinato, prendiamo, ho messo la freccia verso l'alto, quindi prendo come positive le forze che hanno verso l'alto, cioè ad allontanarsi dal piano. Quindi R la prendo con il segno più. Oltre ad R ho la componente del peso parallela alla verticale. Questo vi ricordo è l'angolo alfa, quindi la componente di P proiettata sulla verticale misura, avrà un segno negativo perché punta verso il basso, e vale P per il coseno dell'angolo alfa, in quanto l'angolo è adiacente al vettore P. Ok? E in questo caso questa somma che risultato mi deve dare? 0, perché questa sarebbe la forza risultante
perpendicolare al piano. Perché dico che F è perpendicolare a 0, dove F è la forza risultante? Cos'è che mi garantisce che questa è valida? Fatto molto semplice. Il fatto che se appoggio l'oggetto sul piano inclinato, questo si muove solo lungo il piano, non accelera mai perpendicolarmente al piano. Di conseguenza, se non c'è moto perpendicolare al piano, okay, la coordinata perpendicolare al piano è costante e quindi la forza deve essere nulla, perché la sua posizione non cambia. Non ho moto perpendicolare al piano, ho moto solo lungo il piano inclinato. Ergo, perpendicolarmente al piano, la risultante deve essere 0. Parallelamente al piano inclinato, invece, F parallelo, che vale M per A, M la massa della pallina appoggiata, vale R a componenti parallele al piano. La reazione vincolare ha componenti parallelamente al piano? No, perché ho preso l'asse perpendicolare proprio per evitare che R abbia componenti parallele all'asse parallelo, all'asse del piano inclinato. L'unica forza che ha componenti lungo il piano è il peso, e la parte di peso parallela al piano è la proiezione di P sull'asse orizzontale, sull'asse lungo il piano inclinato. Siccome l'angolo alfa è opposto alla proiezione di parallelo, questo sarà dato da ipotenusa, che misura P, per il seno dell'angolo alfa. Riscrivo. Scompongo il mio vettore risultante in due direzioni, perpendicolare al piano e parallelo al piano. La forza risultante perpendicolare al piano vale R meno P cosen alfa, e so che è 0 perché non c'è moto perpendicolare al piano. Parallelamente al piano, la forza risultante vale il peso per il seno dell'angolo alfa, diretto a scendere in parallelo allo stesso verso a scendere che ho preso come positivo. Dalla prima relazione mi ricavo, abbiamo già fatto, quanto vale la reazione vincolare, se mi può essere di qualche aiuto. Dalla seconda mi ricavo l'accelerazione, perché F parallelo, che vale M per A, vale P sen alfa. Ma P quant'è? Quant'è il peso della nostra pallina? La massa per la... P vale M per G. Sostituendo, M per A vale M G sen alfa. Ma la massa è la stessa a destra e a sinistra di questa equazione, posso semplificarla e ottengo che l'accelerazione dell'oggetto appoggiato sul piano vale g volte il seno di alfa. Questo mi dice diverse cose. È tutto chiaro? Devo tornare indietro? Da F uguale M per A, F è un'equazione vettoriale, posso studiarne le componenti proiettando in due assi di riferimento utili. Quindi, anziché un asse verticale e orizzontale, mi conviene quello perpendicolare al piano e parallelo al piano, sono più naturali. Perpendicolarmente al piano la forza risultante è nulla, questo mi dà una condizione su quanto vale la reazione vincolare. Parallelamente al piano ho l'unica componente della forza risultante non nulla, quindi questa mi dà l'accelerazione del sistema, che è M per A.
che vale mg se n'altro. Le due m, posso semplificare, divido per m a destra e a sinistra, e mi ritrovo che l'accelerazione con cui l'oggetto scivola sul piano inclinato vale g per sen alfa. Questo cosa significa? Significa diverse cose. La prima cosa è, se il piano, se adesso inclinato è un piano, il valore dell'angolo alfa, dell'inclinazione dell'angolo, è la stessa in tutti i punti. Quindi questa parte sen alfa cambia durante il moto? No, è costante. L'accelerazione di gravità cambia durante il moto? È costante. Quindi g per sen alfa in totale è una grandezza che non cambia durante il moto. E quindi ha un moto di che tipo? Uniformemente accelerato, lo riscrivo per chiarezza. Allora, guarda. Abbiamo trovato A che vale G per sen alfa. Questo è costante, perché ho un piano inclinato. Questo anche è costante. Abbiamo visto l'anno scorso studiando la caduta dei gradi. Di conseguenza A non cambia nel tempo e ho un moto uniformemente accelerato. Per il quale quindi valgono tutte le proprietà che abbiamo visto l'anno scorso sui moduli estremamente accelerati. Ok? Per esempio, se prendiamo, fatemi ridisegnare il nostro sistema, qui c'è la pallina, e prendiamo la coordinata x lungo il piano inclinato, qui mettiamo che sia la posizione x 0, se t vale 0, x vale x con 0, posizione iniziale. La velocità vale v0. Allora siamo in grado di scrivere tutte le leggi che riguardano il moto della pallina, perché conosciamo la sua accelerazione. La velocità a un qualunque istante t varrà velocità iniziale più accelerazione per tempo, ma nel nostro caso A è g sen alfa, quindi questo vale v0 più g sen alfa per t, perché sto a calcolare l'accelerazione g per il seno di alfa. La posizione x al tempo t varrà posizione iniziale più velocità iniziale per il tempo più un mezzo dell'accelerazione g sen alfa per t alla seconda. Riscrivo le leggi del moto uniformemente accelerato. Quindi sono in grado, una volta che misuro l'inclinazione del piano inclinato, so come si muove la pallina. Questo lo verificheremo, faremo una misura su questo, non vi chiedo di credermi sulla parola. Ok? Potete leggere sotto. Poi c'è un'altra relazione, la scrivo nella pagina dopo, che è b alla seconda, l'iniziale alla seconda più due volte l'accelerazione, che è g sen alfa, per lo spostamento del terzo, della terza. Facciamo un esempio: se l'inclinazione alfa vale 30 gradi, se l'angolo è inclinato 30 gradi, allora A uguale g sen alfa, cioè g per il seno di 30 gradi, ma il seno di 30 gradi vale un mezzo, quindi questo vale g mezzi. G è 9,81, g mezzi è 4,9 circa.
mentre il secondo quadrato. Non solo, ma G va come il seno dell'angolo e il seno con l'angolo cresce, al crescere dell'angolo cresce il seno. Se al limite l'angolo dovesse diventare di 90 gradi, ok, qui il seno di 90 vale 1 e l'accelerazione vale G per il seno di 90, quindi l'accelerazione vale G. Nel caso che ho messo un piano verticale cade con G, cioè la presenza del piano viene ignorata se non c'è l'attrito, ok? Se invece alfa diminuisce, più piccolo è alfa, più piccolo è A. Al limite quando alfa è 0, il seno di 0 è 0 e il moto non è più accelerato. Ogni volta che trovo una relazione devo sempre chiedermi se è ragionevole, se ho fatto i conti bene, se torno a quei casi semplici che conosco già oppure no. Ok. Detto questo, riusciamo a fare qualcosa anche un po' di meglio. Perché? Beh, questo è un caso molto ideale. Nel caso reale l'attrito difficilmente trascurabile, piccolo magari ma non trascurabile. Cosa succede se invece l'attrito non è zero? Beh, torniamo a disegnare il piano disegnato, la pallina appoggiata sul piano, i due assi perpendicolare e parallelo, abbiamo impegnato le forze, la forza peso è quella che era prima, la reazione vincolare R, ma adesso ho una forza in più, il disegno in rosso. Se in assenza di attrito la pallina scivola verso il basso, la forza di attrito che si oppone sempre al moto è diretta come? Verso, nel verso a salire, quindi è diretta da questa parte. Adesso ho tre forze. Ok? E nel mio sistema devo tenerne conto. Quindi, perpendicolarmente al piano inclinato, continuo a non avere moto, quindi F perpendicolare è 0 ed è uguale ad R meno P cosine alfa, lì non cambia granché. Parallelamente al piano invece, F parallelo è sempre uguale a M per A, però stavolta di forze ne ho due. Oh, sì, la parte del peso parallela al piano che ha verso positivo e vale P per seno alfa, ma a questa si oppone la forza d'attrito FA. Questo lo proveremo tra un attimo. Quanto vale la forza d'attrito? Beh, è chiaro fin qua. A questa si oppone la forza d'attrito. La forza d'attrito vale mi volte la reazione vincolare. Ecco che mi serve sapere quanto vale R. Adesso il moto lungo il piano del piano inclinato è influenzato anche dal valore di R, cosa che prima non avveniva. Quindi, essendo R ricavabile da qui, se R meno P cosin alfa è 0, vuol dire che R vale P cosin alfa. Quindi la forza d'attrito ha un'intensità che vale il coefficiente d'attrito per il peso per il coseno dell'inclinazione.
E questo mi aiuta a chiarire la seconda componente, quella parallela al piano. Posso mettere al posto di FA mi volte P cosen alfa. F parallela MFA, cioè P per sen alfa meno mi volte P cosen alfa. Quindi sostituisco al posto del peso M per G, MG sen alfa meno mi MG cosen alfa. Posso dividere tutti i termini per M, la massa si semplifica e ottengo che l'accelerazione vale G sen alfa, che è quello che avrei se non ci fosse attrito, meno il coefficiente d'attrito per G cosen alfa. E questa volta ho un valore più piccolo perché è diminuito del contributo dovuto all'attrito. Ok? In realtà qui ci sarebbe una distinzione da fare, perché il moto è accelerato, e anche qui vedo che sono tutte grandezze costanti, alfa è costante, g è costante, mi è costante, ma l'oggetto si muove solo se la forza motrice, che in questo caso è P sen alfa, supera quella d'attrito. Ricordate, se la forza motrice è troppo piccola, l'oggetto non si muove. Ok? Se questa parte è più grande di questa, non è che ho un'accelerazione negativa, l'attrito non spinge mai l'oggetto, solamente lo tiene fermo. Ok? Quindi fate attenzione, se in un esercizio del genere c'è una mi tale che A viene negativa, non vuol dire che la pallina risale sul piano inclinato, vuol dire che sta ferma. Ok? Posto che si muova, allora l'equazione funziona in questo modo. D'accordo? E se conosco il coefficiente d'attrito posso trovare l'accelerazione, ma posso fare anche il viceversa, è quello che faremo. Se misuro l'accelerazione con cui scende l'oggetto posso ricavarne il coefficiente d'attrito. G lo conosco, alfa lo misuro dall'inclinazione del mio piano inclinato, l'accelerazione A la misuro da come si muove l'oggetto, posso calcolarmi mi. Ok? Questa è la mia legge del moto. Quindi, se sono in presenza di attrito, fatemi concludere questa parte, allora riottengo queste leggi dove al posto di G sen alfa, l'accelerazione stavolta è G sen alfa meno mi G cosen alfa. Al posto di questa parte c'è anche quella dovuta all'attrito, l'accelerazione cambia. Ok? È sempre un moto un frumento accelerato, ma per esempio la legge oraria di questo moto è la posizione al tempo t vale posizione iniziale più velocità iniziale per tempo più un mezzo di g sen alfa meno mi g cosen alfa, t alla seconda, questo è un coseno, fatemelo scrivere meglio. Adesso ho questo termine, che prima non avevo, perché se mi è zero questo sparisce. Se vado avanti, aspetta. Se li scrivo, misuro A, G lo conosco, misuro alfa e cerco mi.
Quindi risolvo questa equazione rispetto a mi, coefficiente d'attrito, porto a sinistra, e divido per g cosenalfa. Qui g va via, ho la tangente di alfa meno a su g cosenalfa. Supponiamo per esempio di, posso andare avanti, avere un moto, un piano inclinato, inclinazione alfa, l'inclinazione vale 30 gradi, g è il solito, 9,81 metri al secondo quadrato, e osservo il corpo, la pallina che scivola sul piano, e vedo che la sua accelerazione è 3 metri al secondo quadrato. Quanto vale il coefficiente d'attrito? Mi vale, l'ho appena visto, la tangente di alfa meno a fratto g per il coseno di alfa, che in questo caso è 30 gradi. La tangente di 30 è radice di 3 fratto 3 meno a, che è 3 metri al secondo quadrato, fratto g 9,81 metri al secondo quadrato, e il coseno di 30 gradi, che è radice di 3 fratto 2. Lo riscrivo nell'altra pagina. Tangente di alfa meno a quindi l'unità di misura possiamo semplificare del tutto e otteniamo viene 0,22. Inizio di misura. Nessuna, certo. Il coefficiente d'attrito non ha una misura perché è un rapporto tra forze. Newton diviso Newton, nel nostro caso metri al secondo quadrato diviso metri al secondo quadrato va via, le misure spariscono, è un numero puro. E se mi veniva un numero negativo cosa voleva dire? Che non si muove, che il coefficiente d'attrito, cioè che avevo sbagliato la mia impostazione. Devo fare qualche misura sbagliata, non può venire in questo negativo. Ok. Ripetiamo. Viceversa, se facciamo di aver calcolato questo. Se ho mi che vale 0,22 e l'inclinazione che sia di 45 gradi, quanto vale l'accelerazione?
dopo che ho misurato mi cambio l'inclinazione del piano verso 45 gradi e mi misuro l'accelerazione con cui scende l'oggetto. Che cosa trovo? La mia nostra vista A vale G sen alfa meno mi per G cosen alfa. Norma 81 per il seno di 45 che era vicino 2 mezzi meno 0,22 per 9,81 per il coseno di 45 che era vicino 2 mezzi. Quindi A vale 9,81 per 22 meno metri secondo quadrato meno 0,22 per 9,81 metri al secondo quadrato per che fa? Esercizio, stesse condizioni, cioè mi sembra 0,22 all'angolo di 10 gradi. Quant'è l'accelerazione? Questo lo fate a casa, sta per suonare, ci fermiamo qua.